E adesso, caro Federico, andiamo a noi, andiamo a noi. Allora, che cosa facciamo? Oggi ti faccio degli involtini con una caponatina di verdure che non mi azzardo a dire siciliana, sennò mi chiama Potenzano e mi manda a quel paese. Ma chiamiamola caponatina, però caponata si intende la solo siciliana, di... no? No, però è un piatto proprio siciliano, nel senso che la parola è siciliana. Come si può definire? Una caponata! Una caponata, una ratatouille, un... insomma, un mix. Yes. Va bene, andiamo. Allora, iniziamo subito, Anto, prendiamo... due fogli di carta da forno, ok? E iniziamo a mettere le nostre fettine di vitella che... ah, quello che poi le battiamo? Che schiacciamo molto delicatamente con questa carta da forno per non romperle. Quindi questo è un piccolo trucco da insegnare alle nostre signore a casa. In questo modo qua non si rompano le fettine. E poi un antistress, ricordatevelo. Bravissima. Come rompere la zucca, com'è? No, voi pensate alla faccia di qualcuno che vi sta antipatico al posto delle fettine e battete. E lì vedete che vi vengono perfette. Però dobbiamo stare attenti, per un semplice fatto che se si esagera parecchio male. Una cosa così non si esagera mai. Ok, guarda. Belle fini. Adesso sei te che però stai pensando a qualcuno così. Sì. Perché t'ho visto ovviamente. Prendiamo le nostre fettine e le disponiamo sul nostro tagliere. Io ovviamente ne ho fatte qualcuna in più, l'ho già battuta prima. Giusto. Per avvantaggiarmi. E le andiamo a farcire un po' con quello che avevo. Io avevo il cotto, prosciutto cotto, avevo qualche fettina di pecorino toscano, poi ci possiamo mettere la mozzarella, ci quello possiamo mettere la scamorza. È uno svuota frigo anche un po' questo piatto, anche, no? Anche, sì, perché comunque si può mettere un po' quello che avete, ecco. Esatto. Io avevo il cotto e il pecorino toscano, e ma quindi ci ho messo quello. Ma che caso, quello. Strano, Il cotto che piace tanto a me e a Fulvio. Noi siamo dei fautori fan del cotto? Sì. Noi siamo fan prosciutto cotto, che invece... voi che fan siete? Prosciutto cotto o prosciutto crudo? Crudo, ma non c'è neanche... Cotto. Vedi? Te? Io invece sono fan della soprassata. Ah, beh. La coppa di testa. Ti piace la coppa di testa, ragazzi? Vabbè, ma te vai sul... allora sul pesante? Andiamo lì sul salame, sulle cose. Comunque prosciutto crudo, allora. Prosciutto crudo. Allora. Allora, facciamo le nostre fettine in questo modo qua con il pecorino. Ok? Le facciamo ben abbondanti. Ma sì, tanto le abbiamo lì, cosa facciamo? Sì. Dai. Dopodiché le andiamo ad avvolticciolare. Avvolticciolare? Si dice? No, ma lui dice delle cose. Mi piace perché sono delle parole toscane che lui usa e mi piace. Allora, e le andiamo a chiudere con uno stecchino. Scusate, ma dov'è Alfio? Alfio, dove sei? È andato un attimo a fare una commissione. Scusate un attimo. Alfio! Alfio! Non ci credo. Non c'è. Io sono... ma dov'è andato? Vabbè, non c'è. È scappato. Quello là io non lo so che cosa è scappato. È meglio che tu non lo sappia, Anto. No, meglio non vedere, meglio non sapere. Allora, le chiudiamo così, Anto. No, è andato a cambiarsi. E piace quando non c'è, si sente che non c'è, capito? Allora, tutti i vostri belli involtini. Li chiudiamo così con lo stecchino. Mettiamo abbondante olio extravergine di oliva perché ci dà la mediterraneità, vero Eve? Oh. Dopodiché alziamo ovviamente tutto quanto a palla, fuoco a alto. A palla, proprio bene. E andiamo a mettere i nostri... anzi, facciamo una cosa. Mi sono preparato in più un po' di farina. Esatto, che è meglio. Potete metterlo o no, però... bravissima, fa un po' di cremetta in più ed è più, diciamo, farina più normale, bellino. Potete anche usare della farina di riso. Questa qui è la farina di riso, così se avete delle persone senza glutine a casa le possa mangiare. In queste case qui è meglio sempre fare la farina di riso, tanto è l'influente. Allora, facciamo il fondo per la nostra caponatina. Quindi guarda, perché non sei venuta qui a vedere la ricetta? Tu sei a casa e fai quello che vuoi, non so, fai quello che vuoi. Che di solito Giovanna viene sempre, no? Vieni, Gio, ti insegna a fare questo piattino perché è salutare. Ecco, poi, il problema è non salutare. Poi lei dopo si deprime se lo dici insegna, perché non ha nessuno qui poi cucinarlo, capito? Quindi è un dramma. No, ma soprattutto dovrei eliminare tantissimi ingredienti. In questo momento tu stai tagliando... la cipolla. Apposta, buttiamo. Ma si può fare anche senza cipolla. Eppure questi non vanno bene. Il peperone no. I peperoni no, perché se non li propongo... Allora, facciamo tacchino. Una caponata di zucchine. Fettina di tacchino. Fettina di tacchino. Quello va bene. Quello va così, bene. Quello va bene. Allora, facciamo senti, ma così. Pasqua viene la mamma a cucinare, andate voi. No, non siamo a casa. Ah, non ci siamo. No, esatto. Quindi qualcuno cucinerà, intendo dire. Vabbè, quello è già una bella soddisfazione.
Allora le giro un po' leggermente, perché ovviamente mano d'amianto, perché la pinza non ci garba. E le ho girate un pochino, le salo leggermente, le pepo, le lascio un pochino tostare, dopodiché le sfumo col vino bianco e le lascio fare da sé per 10 minuti e un quarto d'ora. Da sé. Poi facciamo così, guarda, fondo di cipolla in padella. Ok. Cipolla abbondante, Giovanna, ma se vogliamo non ce la mettiamo. Ma guarda, guarda che io mangio tutto, quindi per me è perfetto. Allora, guarda, Anto, facciamo le nostre melanzane, le nostre verdure tutte a cubettini, in questo modo qua. Melanzane adesso tra un po'. Sì. È proprio verdura d'estate, no? Qui è partita? Spero di sì. Potenza al massimo. Quindi andiamo a mettere la nostra melanzana, poi andiamo a prendere la nostra zucchina. Facciamo tutte le verdure a cubetti. Ok? Io ovviamente mi sono portata avanti, sennò qui buonanotte. Sì, se vuoi intanto le metto un po'. Sì, piano piano. Qua possiamo far sfumare il vino bianco? Allora, il vino bianco ci facciamo sfumare nei nostri involtini fra un minutino. Allora, lo lascio a Giovanna. Sì, fra un minutino, guarda, ci si fa sfumare gli involtini e si lascia cuocere. E io butto le zucchine. Butta le zucchine, vai. Tutte Dimmi le quando, zucchine eh? Dentro. Sì, ancora c'è tempo, aspetta zucchine un minutino. Dentro. Tutte zucchine dentro, se ci mettiamo queste. Aiutare. Ok. Altre zucchine, abbondiamo, perché abbondiamo, poi, facciamo poi, la bella. Questa cosa poi diventa poi, la metà. Brava, ci mettiamo la nostra cipolla che avevo tagliato prima, mettiamo tutto dentro. Tutto. Il sedano, via, mettiamo che mi dentro. Sono fatto prima, il via. Peperone che ho il fatto a cubettini, via. Tutto peperone dentro. Peperone via, dentro. E poi adesso mettiamoci la nostra olivetta. Ah, oliva, certo. Ce la metto nera, ma se ce l'avete verde, mettetecela verde, se ce l'avete taggiasca, mettetela taggiasca. Quello che ve va. Quando Bravissima. È il momento? Vai giù. Sfumo? Sfuma con vino bianco. Brava, guarda lì. E vai. Facciamo evaporare la parte alcolica, quindi aspettiamo 2 minuti. Ci mettono pure la canzoncina. È al massimo. Poi, capperino. Il capperino nella caponnatina ci va. Lasciamola dentro. Ok. Dopodiché facciamo il saltino così. Questo è facile, eh? Sì, come no? È bello, molto bello. Pure facile senza... no, però... Pepe, ok? Poi ovviamente siccome la caponata è un po' agrodolcina, no? Mm. Cosa facciamo? Qui dovrebbe ancora evaporare ancora molto più prepotentemente, ma facciamo così, sfumiamo con il nostro aceto bianco, ok? Mm. Anche qui lasciamo evaporare un minimo la parte alcolica. La stessa proporzione aceto e zucchero fa venire l'agrodolce, giusto? Bravissima. Quindi lasciamo un attimino così, dopodiché ci mettiamo lo zucchero. Metti stessa quantità di aceto e di zucchero. Bravissima. Lasciamo spadellare un po' e facciamo cuocere un po' le nostre verdurine. Comunque, saper saltare vuol dire usare meno cucchiai, meno Si può, sì, volendo si può fare con un cucchiaio. No, vabbè, però ci piace. O ci si può aiutare se uno non sa, quindi un saltino e un girino. Un saltino e un girino. E un girino. Senti là che termine, ragazzi. Ti piace un pochinino, Un pochinino, d'altronde. Ma c'è un profumo pazzesco. Davvero. Allora. Come si fa a far cuocere bene dentro l'involtino? Lo sai che me lo stavo chiedendo? Ci vuole un pochino più di tempo. Il toppe, come dico io, è avere questo. Esatto, poi il coperchio, perché se no non si cuoce uniformemente. Lasciate il tappetto in questo modo qui. Fra 10 minuti, magicamente, il nostro involtino sarà diventato così. Sì, perché ci vuole un 20 minuti almeno. Sì, un quarto d'ora, 20 minuti ci vuole. Ma lo capisci dall'aspetto? Perché come fai a sapere se lo tagli a metà. Ah, ok, si guarda, comunque la vitella comunque in un quarto d'ora più o meno ci vuole, è cotta. E abbiamo il nostro involtino in questo modo qua, bello tiratino, bello cremoso. Va bene. Bravissima. E anche le verdure. La nostra caponatina, ovviamente, anche questa, dopo un quarto d'ora, 20 minuti, abbiamo un bel risultato. Ovviamente la verdura sarà un pochino leggermente più piccola, più piccola perché si sarà un po' più disidratata. Guarda che bello così. Bella colorata! Vedi Evelina, questo è un piatto facile, no? È giusto, è bilanciato. È un ottimo secondo ricco di proteine, iperproteico, va molto bene anche per chi fa attività fisica, per la muscolatura. Grazie. Abbinata alle verdure, è sicuramente ben bilanciato. Ok. Ecco, magari tagliamone uno per vogliamo vedere la metà? Dai, sì, perché abbiamo detto per capire come è ben cotto. Vedete, così è perfetto. Ovviamente c'è lo stecchino, ce lo lascio, ma levatelo, certo. Perché sennò mi ci vuole troppo tempo. Noi adesso lo mettiamo, però voi quando impiattate levate lo stecchino. Levate lo stecchino. Lo stecchino è ricco di fibre comunque. Dopo però quando ti capita, dai, non è carino. No.
E dopodiché... E anche il cuccino sopra. La cremina. La nostra cremetta. Vedi con la farina come si è addensata bene. E alla fine, Alto, e alla fine... tocco di primavera, estate, perché sta arrivando e ci garba sempre di più, qualche foglioletta di menta che dà un po' di profumo e un e po' di freschezza. Un po' di menta per la freschezza. I voltini di caponata di verdure. I voltini di vitello prosciutto cotto, pecorino toscano e caponatina di verdure. E sia di Federico Fusca, bravo Fede.